l'ospitalità. Non potevo certo mancare ad un convegno che si chiama Cultura e Identità, visto che 5 anni fa dal palco del Teatro Manzoni ho messo da parte un po' la mia carriera da artista, da attore, da regista teatrale, che è durata insomma più di 25 anni, per riunire intellettuali, giornalisti, artisti, tutto quel mondo che, come diceva prima l'onorevole Amorese, spesso non ha fatto sistema in un'area culturale e politica come quella del centrodestra. E devo dire che queste due parole, no, che potevano sembrare alcuni anni fa come delle parole quasi novecentesche, qualche cosa di antico, invece in questi anni sono diventate parole, strumenti di dibattito politico e culturale importantissimo, proprio perché in questi anni anche del Covid si è creato sempre di più quel blocco tra appunto l'identità, gli interessi delle piccole comunità e quelle dei grandi poteri economici. Ed io che sono un uomo di teatro e quindi ho conosciuto profondamente il nostro paese, perché ho recitato in tutti i teatri italiani, dall'entroterra sardo alla Valle d'Aosta, alla Sicilia, dovunque, quindi ho scoperto la bellezza dei nostri paesi, delle nostre cittadine di provincia. L'Italia è provincia. L'Italia su 7.904 comuni, per il 70% è fatta da cittadine sotto i 10.000 abitanti, per il 90% sotto i 20.000 abitanti. Ogni teatro spesso ha e ogni cittadina spesso ha un teatro che raccoglie la comunità e che in questi ultimi 10 anni, a causa di una legge dello spettacolo del FUS che ha completamente distrutto le piccole identità culturali locali, perché abbiamo visto che la sinistra oggi è globalismo, invece noi siamo qui a parlare di piccole identità. Ecco, è da lì che bisogna ripartire. Ero l'altro giorno ospite della Gruber e tra il risatine beffarde di Massimo Giannini, quando io gli ho raccontato del percorso delle piccole città italiane, no? Perché io ho creato la Fondazione Città Identitarie, che raggruppa oltre 130 comuni italiani sotto i 20.000 abitanti. Stiamo raccogliendo una rete di, appunto, di città dove andiamo a raccontare con i festival, con gli eventi, i personaggi e i simboli che spesso nascondono anche delle piccole cittadine. Allora Giannini ha detto, con quella sua risatina sempre un pochino di presunta superiorità, l'Italietta. Allora noi siamo fieri di questa Italietta e secondo me dobbiamo ricominciare proprio da lì. Oggi come mai nel mondo globalizzato raccontare le piccole identità, le piccole comunità, i piccoli grandi personaggi che hanno fatto invece grande una cittadina e il nostro paese è un nostro dovere. Non a caso il convegno che è stato organizzato la settimana scorsa dall'onorevole Amorese con Giubilei e Merlino, che riprendeva poi anche pensare l'immaginario italiano, no? Quel panel che abbiamo lanciato dalla Sala Umberto di Roma una settimana prima delle elezioni per lanciare dei progetti veri per la cultura al governo che andava a formarsi, è proprio da lì che bisogna ripartire, dai personaggi che hanno fatto grande la nostra Italia. E ce ne sono tanti, e la cultura di sinistra da dopoguerra in poi si è quasi vergognata di raccontare i nostri grandi eroi. E invece noi abbiamo dei posti pazzeschi. Quest'anno noi faremo i festival, per esempio, a Trino, nel Vercellese, la città di Cavour, la città dove si stampa per la prima volta, dove nasce la tipografia, si stampa per la prima volta la Divina Commedia, che diventa divina. Oppure Loano, città degli ammiragli, che ha dato i natali a Gianandrea Doria, che guidò la flotta della battaglia di Lepanto. Andiamo a Potenza, città dove Leoncavallo scrive Pagliacci, la città di Maurizio Leggeri che fonda la protezione civile. Insomma, ogni piccola città di provincia italiana ha dei personaggi incredibili su cui ricominciare a raccontare la grandezza di quello che siamo stati noi. Allora io da artista, da attore, ho messo a servizio la mia esperienza per riunire, per raccontare in una forma anche diversa, un po' più pop, più popolare, nazional popolare, come può essere quella del teatro. Il teatro applicato al racconto dell'attualità anche politica. Questo oggi è il messaggio che io voglio dare con il gruppo di Cultura e Identità, visto che ormai i veri attori in Italia sono da 30 anni politici, noi attori scendiamo in campo e cerchiamo di riprendersi la scena. Grazie.